in cui sorge l'oratorio di San Domenico, che è proprio all'imbocco della Valle della Fraccetta, è un po' anche lì punto di snodo dei sentieri che si inerpicano poi sulle montagne circostante Carenno. È particolarmente significativo tanto dal punto di vista religioso, perché, come dire, ospita l'oratorio di San Domenico, che i carennesi chiamano molto più comunemente la chiesina dei morti. Ma credo che per i carenesi era un ringraziamento, perché finì la peste, avevano costruito questa chiesetta. E c'è ovviamente un richiamo forte ed esplicito che tutti conoscono, ovvero quello all'essere stato edificato nel corso del XVIII secolo in un luogo dove più o meno un centinaio di anni prima, rispetto alla costruzione di questa chiesa, erano stati sepolti i morti della peste di manzoniana memoria del 1629-30, e per questo viene chiamata Chiesina dei Morti, ma in realtà è intitolata San Domenico, per cui propriamente è denominato Oratorio di San Domenico, ma è anche vero che al suo interno questi dipinti alle pareti che richiamano l'allegoria della morte attraverso le virtù rappresentate da scheletri abbinati a coppie è un altrettanto elemento che giustifica il fatto che da sempre i carennesi abbiano visto all'interno di questo oratorio un richiamo molto forte alla vanitas, alla morte, e alla caducità della vita. La chiesa dei morti, prima di tutto si aveva paura di andare per quei scheletri che c'erano. Quello mi ricordo. Il passato ci ha consegnato questa chiesa, che ha vissuto anche periodi di abbandono, di degrado, è stata poi dai muratori volontari, dai volontari parrocchiali, è stata poi ripristinata. Lì io ho cominciato ad andare su quando sono andato in pensione, nel 92, sì. Andando in pensione, che avevano già iniziato qualcuno ad andare su, senza chiedere niente a nessuno, no? Ma sono andati su. E poi abbiamo concorso un po' tutti, no? Gli altri, vieni su anche te, vieni su. Chiedeva, occorreva i muratori, no? Perché tanti sono generici, al massimo vengono su, danno una mano. Allora lì si lavorava il sabato e la domenica. E meno male che ci sono stati tutte queste persone di buona volontà che ci hanno messo del proprio, del tempo, tanto anche oltre che del loro tempo, anche dei loro soldi. Ed oggi, anche grazie a un gruppo di volontari dell'Oratorio di San Domenico che ne valorizzano le aperture, la conoscenza e anche lo studio, l'approfondimento, in qualche modo è ritornato ad essere un punto di riferimento per la comunità, che si raccoglie all'Oratorio di San Domenico ovviamente durante la festa, che è l'8 di agosto. La festa di San Domenico non è molto che c'è. Hanno un po' di studi, eccetera, salta fuori che a suo tempo era chiamato Oratorio San Domenico. Per cui da lì, appunto, il maestro Piccaccini dice: perché non facciamo magari un concerto in quella data lì, così magari si tirano su un po' di soldi, eccetera, eccetera, lo facciamo diventare come una festa normale in cui si raccolgono anche i soldi per fare. Da lì è nata la questione dell'Oratorio San Domenico, che praticamente si svolge con la messa del mattino. Adesso poi con la biblioteca si fanno delle visite e alla sera c'è il concerto. Questo oramai da 30 anni circa,